Benvenuti al nuovo appuntamento di Vivere la Speranza. Da anni ormai noi di Telebene, la televisione spirituale cristiana, sentiamo fortemente l'istanza di non far scendere il crepuscolo sul luminoso e fondante insegnamento dei santi padri apostolici e dei loro successori, i padri della Chiesa dei primi secoli. Alla luce della loro testimonianza e della straordinaria ricchezza dai loro insegnamenti, ci sentiamo impegnati a far conoscere i pensieri, i sentimenti, le opere, la fede, il respiro spirituale e la fede a Cristo e al Vangelo di questi santi padri, nella speranza che anche oggi la Chiesa torni a respirare il clima ardente e profetico delle origini di cui l'Italia, l'Occidente e il mondo hanno tanto bisogno. Oggi vi facciamo conoscere il teologo più importante del secondo secolo, definito padre della dogmatica cattolica, Sant'Ireneo di Lione. È il primo scrittore che elabora una sintesi globale del cristianesimo. Ireneo ha non solo definito magistralmente il principio dell'autorità ecclesiastica e della tradizione, ma a differenza delle esposizioni difettose degli apologisti precedenti, ha pure approfondito notevolmente la dottrina della Trinità e della Cristologia. Per parlare di Ireneo di Lione, ci siamo recati a Roma, presso l'Istituto Patristico Agostinianum, massima espressione di ricerca teologica patristica, dove la tradizione della Chiesa, ossia la trasmissione viva della fede cristiana nei primi secoli, occupa un posto di rilievo. L'Istituto Patristico ha formato studiosi eccellenti che oggi insegnano in prestigiose università pontificie e laiche di tutto il mondo. Gli stessi docenti dell'Istituto, provenienti dal mondo accademico, laico e religioso, è uno dei maggiori studiosi dei padri apostolici della letteratura cristiana antica. Con lui cerchiamo di far conoscere Sant'Ireneo da Lione. Dopo l'intervista segue il Vangelo di domenica 14 febbraio 2021, sesta domenica del tempo ordinario, preceduto e seguito dalle riflessioni dedicate alla parola di Dio. Infine vi proponiamo il Terra Santa News, il contenitore video realizzato dal Christian Media Center di Gerusalemme. Racconta la Terra Santa attraverso la sua storia, la fede, cultura e attualità, permettendovi di conoscere e mirare la terra del quinto Vangelo, quella percorsa da Gesù durante l'ineffabile missione. Nato nel secondo secolo, Ireneo è definito il più importante teologo del suo tempo, del secondo secolo. E praticamente è discepolo di San Policarpo di Smirne. E noi sappiamo che Policarpo a sua volta è stato discepolo di un Giovanni, che noi non sappiamo se fosse l'evangelista o un presbitero. Ci può chiarire la cosa in modo che... Purtroppo la terminologia in quel periodo non è così precisa come quella che sarà posteriormente. Sì. E quindi che significa presbitero? E poi l'hanno tradotto con sacerdote, ma presbitero in quel periodo poteva usarsi anche vescovo o semplicemente una persona anziana. E c'è Giovanni che è morto in quella zona, è morto a Efeso, già molto anziano, questo è sicuro, e quindi già il fatto di essere anziano è un presbitero. Quindi anche la parola presbitero ha molti significati. Chi era questo presbitero? Si parla anche di presbiteri nell'Asia Minore in particolare, però non abbiamo delle definizioni precise. Certamente Giovanni è vissuto a Efeso e secondo tutta la tradizione antica è morto a Efeso, forse nell'anno 100. E Giustino è stato a Efeso
forse 20-30 anni dopo. Bene, sappiamo che Ireneo lascia l'Asia Minore e compie un lungo viaggio che lo porta a Lione, in Francia, dove diventerà vescovo. Quali sono le tappe cruciali della sua attività pastorale e missionaria? È una domanda interessante. Perché da laggiù a Lione, da Smirne, lui va a Lione? Ho detto prima che Roma è una città multietnica e centinaia di cristiani vengono a Roma. Qui nella Vaticana, nella Musei Vaticani, c'è un'iscrizione che hanno ritrovato, adesso l'hanno portato qui, dell'Asia Minore, narra di un vescovo che dice il pastore, cioè Cristo, lo ha mandato a Roma a vedere la regina e la reggia. E dice, viaggiando ha trovato dei fratelli che gli offrivano un pesce, cioè l'Eucaristia, e con vino. E viaggiava con le lettere di Paolo. Poi è andato anche in quelle che oggi chiamiamo la Turchia orientale, in Mesopotamia. Lui ha scritto l'iscrizione della sua tomba, come usavano una volta i nostri paesi, i vecchi, prima di morire già si costruiva la tomba, si è costruita la tomba, e dice, quando ha scritto quell'iscrizione aveva 72 anni ed è morto, probabilmente deve essere 180. Vedete, anche uno viene a Roma e quindi anche Ireneo è venuto a Roma. Perché è venuto a Roma? Probabilmente ha accompagnato Policarpo, lui stava sempre con Policarpo. Quindi io credo, sono convinto, che lui è vissuto a Roma per alcuni periodi prima. Poi è andato a Lione, probabilmente c'erano dei legami, perché a Lione si usava molto il greco, anche il latino. Non era facile trovare un libro. È andato a Lione. A Lione era un presbitero. Nel 178 scoppia una persecuzione a Lione, che era la città più importante dopo le Alpi, la città romana. Quindi tutti i governatori, gli amministratori romani da Roma che andavano in Inghilterra, andavano in Germania, andavano in qualche altra parte della Francia, passavano per Lione. Lui fu mandato dalla comunità di Lione a parlare col vescovo Eleuterio. Perché l'hanno mandato qui? Quindi ha parlato col vescovo di Roma e hanno discusso dei problemi, si è informata la Chiesa romana e poi è ritornato lì e finita la persecuzione, il vescovo era stato ucciso, è stato fatto vescovo di Lione e quindi è restato come vescovo di Lione. Ho capito. Però abbiamo qualche traccia che ci induce a pensare che Ireneo in un certo senso, o direttamente o indirettamente, sia stato influenzato dal quarto Vangelo, da Giovanni, perché nelle sue opere riconosciamo una cristologia dall'alto, abbiamo dei temi molto presenti, molto nel Vangelo di Giovanni, il Logos, il Verbo, Gesù, il Cristo, il Signore. E ci potrebbe indurre questo a pensare che ci sia stata una continuità di insegnamento, di tradizione, da Giovanni a Policarpo e a Ireneo? Beh, certamente proveniente da quella zona, influenzata dalla tradizione di Giovanni, poi l'Evangelista, Giovanni dell'Apocalisse, Giovanni delle Lettere, certamente aveva questa tradizione, quindi è la sua formazione che ha ricevuto lì. Ma lui, poi, stando a Lione, penso che già prima
come detto, era stata a Roma per un periodo, poi è tornata a Roma e ha conosciuto in quel periodo, a Roma soprattutto, perché l'unico centro librario mondiale, in quel periodo era Roma, molti libri di cosiddetti gnostici, quelli che parlano della conoscenza, eccetera, e che molti, nella corrente gnostica di quel periodo, molti si rifacevano a Giovanni. Quindi lui ha scritto la sua opera verso il 180 già, perché poi nomina anche Eleuterio, che muore verso il 172, non sappiamo esattamente l'anno, e in quel periodo voleva combattere queste correnti gnostiche e ha scritto la sua grande opera, la sua opera contro le eresie, ma le eresie di cui parla lui sono le eresie cosiddette gnostiche, cioè quelli che accettavano il cristianesimo ma lo interpretavano a modo loro e soprattutto sulla via della conoscenza, molte volte rifiutavano l'Antico Testamento. I cristiani in quel periodo, quelli siamo ortodossi come ha fatto Giustino e farà lui, interpretano l'Antico Testamento in senso allegorico, ma teniamo presente anche che lui conosceva tutti i quattro Vangeli, perché è lui che parla dei quattro Vangeli, è lui che parla anche dei simboli dei quattro Vangeli che ancora oggi abbiamo, no? Sì. Abbiamo l'aquila, il leone, eccetera, è lui che ne parla, è lui che ne il parla. Toro. È il toro, sì, non so, il leone San Marco, l'aquila San Giovanni, è lui che ne parla, quindi il Vangelo tetramorfo, cioè in quattro forme, sì. Quindi lui difendeva quello, quindi conosceva il Vangelo di Giovanni, anche perché poi gli gnostici, come dicevo prima, l'hanno sfruttato, lo sfruttavano di più. Però conosceva anche gli altri Vangeli. E il pensiero di Ireneo riguardo a Cristo è così solido che Ireneo è molto citato nel Catechismo della Chiesa Cattolica. Possiamo dire che Ireneo dei Leone ha di Cristo, siamo in un tempo antecedente ai famosi concili cristologici, Nicea, Efeso, eccetera. Possiamo dire che è abbastanza simile al pensiero che abbiamo noi cristiani di oggi, visto che Ireneo è molto citato nel Catechismo della Chiesa Cattolica. C'era un grandissimo studioso di Ireneo, il più grande che abbiamo avuto, che era spagnolo, che insegnava a Roma, è venuto anche qui all'Agostiniano, Orbe, che lui diceva il primo grande teologo è Ireneo. È praticamente l'ultimo grande teologo Ireneo. E lui ha scritto volume e volume su Ireneo. E Ireneo ha avuto una sorte un po' strana nella sua vita. È Sant'Ireneo, importanza enorme a Lione, ma subito hanno tradotto la sua opera in latino e subito ha avuto un'enorme diffusione perché è un'opera importante. Adversus eresi. Contro le eresie, adversus eresi in latino. Sì, in latino. E questa opera a un certo punto quasi scompare dalla circolazione. C'era Gregorio Magno a Roma che cercava questa opera ma non lo trovava. Agostino ancora lo conosceva, quindi tradotto in latino, il greco buona parte è perduto, una parte è perduta in greco, è conservata un po' in frammenti greci e si è conservata la traduzione latina. Quindi Ireneo è scomparsa dalla tradizione della Chiesa occidentale e orientale. Quando è stato riscoperto, è chiaro che c'è un pensiero molto, diciamo, sviluppato su Cristo, sulla Chiesa, sulla comunità cristiana, ma soprattutto teologico, quindi su Cristo, molto sviluppato. Lui ha reso questo pensiero anche accessibile al popolo comune, perché lì è molto, si combatte con altri intellettuali, un'operetta che si chiama La Dimostrazione Apostolica. Ne avremmo parlato. Quest'opera pure è scomparso in latino e greco. Però l'ha citata Papa Benedetto, sì, ma si è conservato in armeno,
quindi il latino e il greco è scomparso. E un mio amico che abita qua vicino ha ricostruito il testo greco dietro l'armeno e l'ha tradotto poi in francese. Lui abita qui, è tradotto in francese, non è francese, non è francese. Vede, questa operetta molto piccola, ecco, riassume per la gente comune l'insegnamento della fede cristiana. Notiamo che in questo periodo, proprio per le esigenze varie di tutti questi gruppi, come dicevo prima, che nascono qua e là, ognuno vuole spiegare a modo suo, come succede anche in Italia, no? Ogni italiano è un allenatore, bravo allenatore, e così anche allora, perché non erano cose molto chiare, è nato quello che diciamo la professione apostolica, il credo breve, ed è nato a Roma, perché dovevano dare dei paletti, crede in Gesù Cristo, non crede in Gesù Cristo, chi è Gesù Cristo? È nato a Roma. Quindi Ireneo doveva spiegare le cose al popolo, era un vescovo che conosceva il latino, anche se ha scritto sempre in greco, e lui dice che conosceva anche un po' il celtico lì, ma a livello poi alto è l'altra grande opera che ha scritto per diciamo, le persone intellettuali. Sostanzialmente che cosa? Spiegare il credo. E quindi una volta riscoperto queste idee germinali che poi hanno influito, lui è stato letto da Clemente, da Origine, ha avuto immediata grande diffusione, però poi è stato dimenticato. E mi dispiace perché Ireneo, come diceva la parola, l'uomo della pace. E la cosa che mi ha colpito di più recentemente, Ireneo viveva al margine un po' dell'impero, a Lione, Lugdunum si chiamava allora, ma conosceva tutto ciò che avveniva nel mondo cristiano. Io credo che perché aveva un contatto, non dico quotidiano, ma settimanale con la Chiesa di Roma. Scrive parecchie volte al Vescovo di Roma per lodarlo, qualche volta per improverarlo. Si è conservato una lettera di Ireneo, addirittura in siriaco, per rimproverare il Vescovo di Roma, Vittore, di essere troppo tollerante verso alcuni eretici. Quindi era un uomo dall'interesse universale e quindi di grande prestigio per quel periodo. E allora a questo punto, prima di concludere, approfitto di Padre Angelo Di Berardino, che è un insigne studioso dei padri apostolici e dei padri della Chiesa, per rivolgere un invito agli amici cristiani, soprattutto ai sacerdoti, ai vescovi che ci ascoltano. Vogliamo tornare a riscoprire il ruolo essenziale dei padri della Chiesa. Noi possiamo dire quella che è stata l'esperienza della Chiesa cattolica, ma anche di altre chiese, che ogni rinnovamento della Chiesa dal punto di vista spirituale, dal punto di vista catechetico, dal punto di vista liturgico, è un ritorno alle origini, è un ritorno quando germina i fiori, non quando appassiscono. E questo è stato il motivo che, soprattutto già prima del Concilio Vaticano II, molti grandi intellettuali di quel periodo, francesi, tedeschi, ritornavano ai padri. Potrei nominare alcuni di questi che ho conosciuto personalmente, dal Cardinale Annelù al Cardinale Schönborn, al Papa Emerito, eccetera. E difatti il Papa Emerito ha studiato Agostino. Ma ha studiato anche altri, poi Bonaventura. Ha parlato anche di Clemente. Sì, sì, quello lui li cita, li usa, tutti questi autori, anche l'uso dei padri. Quindi il ritorno a capire le proprie origini e il proprio sviluppo
significa una purificazione continua della Chiesa. Ecco questo. Noi, il mio maestro, uno dei miei maestri è stato il Cardinal Pellegrino, che veniva spesso qui, eravamo proprio quasi fratelli, così mi considerava lui. Ecco, sempre il ritorno ai padri, che ci illumina. È chiaro che noi dobbiamo leggere lo spirito che animava loro, sì. Non prendere le frasi e applicarlo oggi, perché noi ci troviamo più allora, manipoliamo. Però alcune frasi sono attualissime. Certo, un protestante, Benoit, André Benoit, anche che ho conosciuto, ma chissà da qualche quanti decenni è morto, è un protestante che ha scritto L'attualità dei padri della Chiesa, un libro che ha avuto molto successo. E anche un altro protestante, Rohrdorf, che nel mondo calvinista o protestante ha scoperto che il ritorno ai padri ci accomuna. E questo è il mondo protestante. Io l'ho vissuto in prima persona questo, perché esiste l'Associazione Internazionale di Studiosi dell'Antichità Cristiana, di cui sono stato molti anni presidente e moltissimi e alcuni decenni segretario generale. Il mondo, diciamo, cristiano può essere ortodosso, può essere armeno, protestante di varia dominazione americana, si ritrovano nell'Antichità Cristiana. Quindi tra le migliori scritte che io trovo sull'Eucaristia l'ha fatto questo amico Rohrdorf, Willy Rohrdorf. L'Eucaristia, immagini un calvinista, una chiesa calvinista dove non c'è una statua, c'è solo il pulpito, la parola, lui riscopre l'Eucaristia. Ecco, se questo lo fanno altri, tanto più dovremmo farlo noi. Lo studio ai padri è una grande risorsa anche per l'ecumenismo di oggi. Difatti, molti grandi patrologi sono diventati cattolici attraverso lo studio dei padri. Qualcuno è restato sulla linea, come ho detto prima, Rohrdorf, ma io posso conoscere Robert Wilken, che è il più grande patrologo americano, che ha insegnato anche qui, e lui è diventato cattolico da luterano. Ma ci sono molte altre persone. Allora, se è così, quanto più i cristiani cattolici di varie parti e gli altri devono ritornare all'antichità cristiana, a riscoprire i grandi valori, anche perché, come mi insegnava Pellegrino, non è che noi dobbiamo prendere quelle che hanno detto loro, perché alcune cose erano del contesto di allora, ma dobbiamo prendere lo spirito. L'idea che volevano, il modo di fare, anche fare il missionario. Noi abbiamo parlato di Giustino, ma Giustino era un missionario, laico, missionario, che aveva un grande rispetto e tollerante anche verso tutti. Ecco, non era l'aggressività. Giustino è un maestro. Lui ha subito il martirio per confermare la sua fede. Lui era un cittadino romano. E la sua scuola non era cittadino romani, probabilmente, e da allora è immigrato. Ecco, lo spirito con cui loro hanno fatto tante cose, per cui legalmente venivano a volte perseguitati, ma gli autori pagani, studiosi, apprezzavano queste persone. Dice, ci sono anche dei cristiani dotti, intelligenti, preparati e non sono emarginati dalla società, vivono all'interno della società, assumono anche i valori positivi di quella società, ma nel suo tempo prospettano un'altra via, un'altra soluzione, un altro modo di vivere, di pensare, di agire, di rapportarsi. Possiamo dire anche dal punto di vista etico, un altro modo. E quindi lì troviamo anche una fonte ispiratrice, un'acqua sorgente viva che ci può aiutare. Benissimo,
Abbiamo fatto una bellissima, una full immersion Okay. nel mondo cristiano antico e nell'insegnamento dei padri della Chiesa. Ringraziamo Padre Angelo Di Berardino e speriamo di rincontrarlo nuovamente l'anno prossimo. E buon lavoro a voi. Buon lavoro a voi. Grazie infinite, Padre. Okay. Contiamo sulla vostra preghiera. Grazie. Telebene, la televisione spirituale. Una finestra aperta sulla luce di Dio, rivelato in Gesù Cristo, suo Figlio diletto. La fama di Gesù si sta diffondendo per tutta la Galilea, per le regioni vicine e anche nei territori della Decapoli, ad est del mare di Galilea. Non è solo il messaggio di bene e di speranza a muovere le folle verso di lui, ma anche l'autorità con la quale sana i malati e libera gli indemoniati. L'episodio evangelico di questa domenica dimostra proprio questo. Gesù compie i miracoli con estrema semplicità, non recita formule magiche, non compie riti particolari, basta una sua parola, detta con autorità, e il miracolo si compie. Anche un lebbroso va verso di lui con la speranza di essere salvato. Forse sa che sono rare le guarigioni dalla lebbra riportate dalle sacre scritture. Tuttavia le tante guarigioni operate da Gesù instillano in lui un'attesa di crescente speranza. E allora cerca il Maestro di Galilea e finalmente lo trova. Allora venne a lui un lebbroso, lo supplicava in ginocchio e gli diceva: «Se vuoi, puoi guarirmi». Mosso a compassione, stese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo voglio, guarisci». Subito la lebbra scomparve ed egli guarì, e ammonendolo severamente lo rimandò e gli disse: «Guarda di non dir niente a nessuno, ma va, presentati al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha ordinato, a testimonianza per loro». Ma quegli, allontanatosi, cominciò a proclamare e a divulgare il fatto, al punto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma se ne stava fuori in luoghi deserti e venivano a lui da ogni parte. Il lebbroso va incontro a Gesù, compiendo un gesto insolito. Si inginocchia davanti a lui. Ha così inizio un breve ma toccante dialogo tra il lebbroso e Gesù di Nazareth. Il lebbroso ha saputo che Gesù ha guarito tanti malati e liberato indemoniati. E allora gli dice: «Se vuoi, puoi guarirmi».
A questa frase Gesù risponde con l'imperativo che è quasi sempre presente quando lui sta per agire. Usando l'imperativo, Gesù dimostra di essere cosciente, di avere l'autorità per fare certe cose che superano la legge naturale. Cioè, lui guarisce direttamente, non come avviene in episodi analoghi dell'Antico Testamento, ma intervenendo con un'autorità mai espressa finora nella storia biblica ed è ben espressa da questa espressione: lo voglio, guarisci. La compassione è l'impulso che appare spesso nella reazione di Gesù di fronte all'uomo che soffre. La compassione è un sentimento distintivo di Gesù. Se vogliamo essere più vicini al suo pensiero di ebreo e quindi al suo pensiero semitico, dobbiamo intendere questo slancio del suo cuore con le parole: sono commosso nelle viscere. Questo perché nel mondo ebraico, antico e contemporaneo a Gesù, si pensa che l'amore e la pietà vengano dalle viscere. Difatti, nel libro di Isaia leggiamo: guarda dal cielo e osserva dalla tua dimora santa e gloriosa, dove sono il tuo zelo e la tua potenza, il fremito delle tue viscere e la tua misericordia. Non forzarti all'insensibilità. Così il profeta invoca il Dio di Israele. Mosso a compassione, Gesù stende la mano, tocca il lebbroso e gli dice: lo voglio, guarisci. E subito la lebbra scompare, lasciando l'uomo perfettamente guarito. Il fatto diventa così noto che Gesù non può entrare pubblicamente in città, ma se ne sta fuori, in luoghi deserti, mentre accorrono a lui da ogni parte. Cosa dicono le parole e i gesti di Gesù all'uomo di oggi? Cosa comunicano al cristiano occidentale, visto che siamo in Italia e l'Italia è un paese alla deriva di una crisi etica, morale, sociale, una crisi che mina ogni sicurezza e ancora di più crea uno squilibrio di valori etici e morali che emerge particolarmente nella frattura tra le logiche di potere dei grandi gruppi finanziari, dei partiti e movimenti politici privi di ideologia da una parte, e il nostro popolo con le sue problematiche, i suoi drammi, le sue condizioni di povertà, di difficoltà dall'altra. Cosa rimane delle parole di Gesù, e specialmente di quelle dette al lebbroso, ma che sono dirette ad ogni uomo che accoglie il suo impagabile messaggio d'amore? Lo voglio, guarisci, dice Gesù a ognuno di noi. Egli vuole guarirci innanzitutto dalla lebbra del peccato, e specialmente di quel peccato che oggi tentiamo a relativizzare e a non considerare quanto tale,
è quel peccato, insieme di peccati che si commettono avendo davanti agli occhi solo il nostro piacere o interesse personale, anche a scapito del bene degli altri. I peccati non sono quelli che appaiono ormai cristallizzati nel nostro immaginario, anche se, occorre dirlo, alcuni di essi sono un'autentica autostrada con la quale lo spirito del male entra a sirene spiegate nel cuore dell'uomo prendendovi possesso. Ci sono altri tipi di peccati ben espressi dalla lebbra di cui è guarito l'uomo che ha incontrato il Cristo. Ne citiamo solo alcuni, tra quelli che lasciano indifferenti, se non proprio morte, le nostre coscienze, ma di cui dobbiamo dare conto a Dio. Quali sono questi peccati? L'aborto, l'eutanasia, la tendenza immorale dei gender, molto diffusa oggi, l'immoralità dilagante, l'abuso sui bambini e sui minori. È il peccato più orrido, la tortura, la carcerazione arbitraria, lo sfruttamento dei paesi poveri, le condizioni indegne di vita e di lavoro, il commercio pornografico, nel quale noi italiani ci distinguiamo particolarmente, il turismo sessuale nei paesi del terzo e quarto mondo. Anche qui gli italiani sono ai primissimi posti. E poi il traffico di droga, la corruzione politica e amministrativa, la speculazione finanziaria, la speculazione edilizia, l'inquinamento ambientale, rapporti sessuali prima del matrimonio o al di fuori di esso. Sì, cari amici, questo è peccato, è un'offesa grave rivolta a quel Dio che ha creato maschio e femmina, a quel Dio che ha creato la famiglia umana. Lo voglio, guarisci, dice Gesù al lebbroso. E noi uomini di questa generazione, di fronte al male insanabile che c'è dentro di noi, non possiamo non rivolgere ancora una volta questa preghiera che solo Lui, il Signore della vita, può esaudire. Gesù, se vuoi, puoi guarirmi. Comunicare la fede è una grande responsabilità, ma anche una grazia. Annunciare il Vangelo ai fratelli e annunciare Cristo. Vivere la speranza, una finestra aperta sull'infinito di Dio. Margaret Karam, araba cattolica originaria di Haifa, impegnata da sempre nel dialogo interreligioso, è la nuova presidente del Movimento dei Focolari. I messaggi di congratulazioni e di auguri dalla Terra Santa. Caritas Gerusalemme, in collaborazione con i giovani della parrocchia cattolica di Bezahur a Betlemme, ha organizzato una campagna per distribuire agli anziani soli del paese cibo e regali, tra cui una radio d'energia solare che trasmette brani della Bibbia. La musica sacra cattolica araba è nata con il Concilio Vaticano II, che ha permesso l'uso delle lingue locali nella preghiera, un argomento a cui Sally Cassabri, del villaggio di Jaffa di Nazareth, ha dedicato la sua tesi di laurea. La puntata conclusiva della serie realizzata in Terra Santa, dedicata al Padre Nostro, riprende le ultime riflessioni di Papa Francesco su alcuni brani di questa preghiera, la preghiera dei figli di Dio.
Sono numerosi i messaggi di congratulazioni e le preghiere che partono dalla Terra Santa per Margaret Curran, nuova presidente del Movimento dei Focolari. Araba cattolica, è originaria della città di Haifa, dove è cresciuta e dove ha sempre vissuto l'impegno per il dialogo tra le religioni. È stata eletta il 31 gennaio 2021 dall'Assemblea Generale che raccoglie 359 rappresentanti da tutto il mondo. Margaret Curran succede alla fondatrice Chiara Lubich e a Maria Voce. Per statuto, a guidare il Movimento dei Focolari deve sempre essere una donna. Vorrei dire a tutta la famiglia del Movimento dei Focolari nel mondo un grandissimo, infinito grazie. Appena uscito il mio nome e ho sperimentato una grande commozione. E allo stesso tempo ho sentito proprio una forza dello spirito dentro di me e la mia risposta immediata era: eccomi, sono al vostro servizio, sono a servizio della Chiesa, del movimento e dell'umanità insieme a tutti voi. È veramente è stata per tutti noi una grande commozione, una grande gioia sapere che Margaret Curran, una figlia di questa terra, è stata eletta presidente del Movimento dei Focolari. Prima di tutto mi viene da esprimere tutta la nostra gratitudine per Maria Voce, che ha guidato il movimento per 12 anni dopo Chiara Lubich. Ora, la scelta di una nuova presidente con il profilo di Margaret Curran rappresenta senz'altro un segno di novità per tutto il movimento. Forse si apriranno porte, possibilità di nuova e di maggiore incidenza, nuove vie di dialogo. Direi, lasciamoci stupire dal lavoro dello spirito. Oltre ad essere stata corresponsabile della comunità dei focolari in Terra Santa, qui Margaret Curran ha collaborato in diverse commissioni e organizzazioni per la promozione del dialogo tra le religioni monoteiste. Un lavoro riconosciuto nel 2013 con il premio Mount Zion Award per la riconciliazione, attribuitole insieme alla studiosa e ricercatrice ebrea Iska Arani, e nel 2016 con il premio internazionale Santa Rita per avere favorito il dialogo tra cristiani, ebrei, musulmani, israeliani e palestinesi, partendo dalla quotidianità della vita vissuta. Fu un vero shock. Eravamo tutte e due molto sorprese. Inizialmente entrambe volevamo rifiutare il premio, pensavamo di non meritarcelo, e questo causò un po' di imbarazzo. Eravamo molto contente che la madre di Margaret e mio padre fossero presenti. Fu un momento incredibile e molto emozionante. Due famiglie, una araba ed un'ebrea, stavano sedute lì insieme. Oggi è una cosa particolarmente, direi anche bella e significativa, per me che sono trentino, quindi della città di Chiara Lubich e che vivo in Terra Santa, vedere che una cristiana di Terra Santa, di Haifa, Margaret Curran, è alla presidenza di questo movimento e quindi mi fa piacere, ecco, vedere questo fatto e ovviamente noi la accompagniamo con la preghiera, sapendo che lei anche ha studiato per qualche anno anche qui nel nostro studio teologico di San Salvatore e sapendo che la Terra Santa è piccola e quindi in Terra Santa un po' tutti noi cristiani ci sentiamo parte della stessa famiglia e forse anche questa sensibilità di cristiana di Terra Santa può veramente essere di grande aiuto per portare avanti la spiritualità dell'unità. È una bella notizia, innanzitutto perché è una figlia della nostra Chiesa, che abbiamo conosciuto molto bene, che ha lavorato tantissimo e ha contribuito tantissimo qui in questa Chiesa alla presa di coscienza della nostra vocazione all'incontro con tutte le realtà, anche dentro a volte i conflitti così difficili che ci sono qui. E sono certo che porterà questa esperienza di Terra Santa dentro il carisma di Chiara Lubich e del Movimento dei Focolari, che è così vicino anche alla nostra vocazione di Terra Santa. Dalla Terra Santa, ma anche da tutto il Medio Oriente, arrivano messaggi di congratulazioni e di preghiera per la elezione di Margaret Curran. Da Gerusalemme volevamo mandarti un saluto speciale e un grande abbraccio. Appena ci è arrivata la notizia della tua elezione, siamo scoppiati di gioia.
A nome mio e di tutta la tua famiglia di Gaza, ti salutiamo con tutto il nostro cuore. Rimaniamo uniti. È stata una scelta giusta e la cosa non era facile. Le è stato affidato un compito importante, specialmente nel periodo difficile nel quale viviamo. Mi sembra davvero significativo che una persona nata e vissuta in un paese pieno di divisioni sia stata scelta come guida del movimento dell'unità. Grazie agli anni passati in Medio Oriente, soprattutto nel nostro paese, hai una grande esperienza nel dialogo interreligioso tra le culture e tra le chiese. Che notizie entusiasmanti! Noi sappiamo quanta saggezza, quanta bontà, quanta dedizione e quanta conoscenza tu porti in questo ruolo. Quella dell'elezione è stata una giornata di preghiera e di attesa. Mi domandavo se sarebbe stata mia sorella la nuova guida del movimento dei focolari. Ora sento un senso di responsabilità nuovo e un impegno nuovo nel vivere la mia vita di cristiana tramite la spiritualità del focolare in modo più pieno. Nell'ambito di un progetto volto ad aumentare l'impegno sociale dei giovani cristiani in Palestina, la Caritas di Gerusalemme, in collaborazione con giovani della parrocchia cattolica di Beit Sahur a Betlemme, ha organizzato sabato 23 gennaio una campagna per distribuire cibo e regali agli anziani del paese. Un'iniziativa sostenuta anche dal parroco, padre Issa Ijazin, per aiutare proprio i più anziani in questo periodo di isolamento imposto dalla pandemia di coronavirus. Il volontariato è molto importante e contribuisce ad aumentare il senso di appartenenza alla società. Ha sicuramente un valore religioso. Dio mi dona amore, un amore che devo donare agli altri. Con lo scoppio della pandemia, il centro diurno per gli anziani di Beit Sahur ha chiuso. Per questo, con il centro, abbiamo voluto lanciare un'iniziativa in collaborazione con la parrocchia cattolica. Oggi siamo qui con un gruppo di giovani volontari della Caritas per riattivare il centro e visitare gli anziani che non si muovono dalle loro case. Daremo loro un pasto caldo e alcuni oggetti per l'igiene personale. Il corteo delle auto dei giovani della parrocchia cattolica, cariche di pacchi, è partito, accompagnato dal sostegno della gente, dal centro diurno verso le case degli anziani della città. Non c'è lavoro e sono tante le persone disoccupate. Se mi sostieni anche con uno shekel, la ricompensa sarà grande. Oltre al cibo per il corpo, gli organizzatori della campagna hanno fornito agli anziani cibo per l'anima, donando loro una radio ad energia solare che trasmette brani della Bibbia. In questo modo le persone anziane nelle loro case possono ascoltare il Vangelo e arricchire la loro fede, visto che non possono andare in chiesa. Un'iniziativa che è un ringraziamento a Dio ben espresso dalle parole di quest'anziana che, malgrado le difficoltà, ha speranza per tutti. Ho un figlio la cui moglie è morta e cerco di aiutarlo perché ora è malato anche lui. Preghiamo Dio affinché migliori presto le condizioni di tutti. Rendiamo lode a Dio per tutto. Le misure precauzionali per prevenire la diffusione del coronavirus mettono gli anziani di fronte a due opzioni: il rischio di contrarre l'infezione da Covid-19 oppure la solitudine nelle loro case in condizioni economiche molto difficili. Questa iniziativa ha sicuramente portato un piccolo sorriso sui volti di questi anziani. Nella propria tesi di laurea magistrale, Sally Cassabre, del villaggio di Jaffa di Nazareth, si occupa di musica sacra cattolica araba o latino-araba, in riferimento ai cristiani di rito latino, ovvero i cattolici. Il genere è nato dopo il Concilio Vaticano II, che ha permesso l'uso della lingua locale nella preghiera. Nel portare avanti il suo lavoro, Sally ha trovato nell'ufficio liturgico del Patriarcato Latino di Gerusalemme un vero e proprio tesoro perduto, le composizioni musicali di padre Yaqub Saade, scomparso nel 2013. È un modello per la musica sacra latino-araba. Ha composto brani di stile occidentale, all'interno dei quali però, dopo un'attenta analisi, possiamo trovare impronte orientali.
e ha trasposto in arabo alcuni brani occidentali già esistenti. Il repertorio del canese latino e arabo. Sally porta come esempio il canto Tu sei la mia vita, composto da Pierangelo Sequeri. Poi canta la stessa canzone, ma questa volta nella versione di Padre Saade, che risente delle influenze musicali orientali. Nella versione di Padre Saade vengono ripetute le ultime due parole della canzone per esprimere ancora meglio il significato del testo. Per questo la traduzione non è letterale. Ad esempio, nel punto in cui si canta «Per cercarti» sono state aggiunte le parole «E per seguirti». Tra le caratteristiche delle melodie di Padre Saade c'è l'introduzione del Mahami Jazz, il sistema di modalità melodiche utilizzato nella musica araba tradizionale, come notiamo all'inizio della canzone. Notiamo anche qui che introduce molti diesis e bemolle. Questo non esiste nella musica occidentale. Padre Saade ha aggiunto alle melodie arabe della Chiesa Cattolica locale anche un tocco di tono trionfale che richiama la vittoria. Ha preferito finire con delle note alte. Che sono note che simboleggiano la risurrezione, la salvezza e la vittoria. Padre Saade è stato un generoso compositore di musica, autore di oltre 402 composizioni musicali liturgiche ed ecclesiastiche, ma anche di brani basati su temi sociali e persino nazionali. Questi documenti sono stati recentemente trovati in una delle stanze del Patriarcato e sono attualmente in fase di indicizzazione negli archivi dell'Ufficio Liturgico. Sull'importanza di introdurre impronte orientali nella musica sacra, Sally spiega: certo, la musica sacra cattolica occidentale è una musica molto bella, ma le persone di Gerusalemme che hanno una cultura araba orientale hanno bisogno di brani che siano vicini al loro orecchio in termini di parole e di melodia. Nella decima catechesi dedicata al Padre Nostro, Papa Francesco spiega che quando diciamo «sia fatta la tua volontà», non siamo invitati ad abbassare servilmente la testa come se fossimo schiavi. No, Dio ci vuole liberi. È il suo amore che ci libera. Per questo il Pontefice afferma «il Padre Nostro è la preghiera dei figli, non degli schiavi, ma dei figli che conoscono il cuore del Padre e hanno la certezza del suo disegno d'amore». E il pane che il cristiano chiede nella preghiera non è il mio pane, ma il nostro pane. Così vuole Gesù. Ci insegna a chiederlo non solo per noi stessi, ma per l'intera fraternità del mondo. Se non si prega così, aggiunge il Papa, il Padre nostro cessa di essere una preghiera cristiana. Questa invocazione che noi diciamo nella preghiera che il Signore ci ha insegnato scaturisce dalla fede, dalla sicurezza, che non c'è niente di meglio per me della volontà di Dio. Nessuno dei miei piani, dei miei programmi, dei miei desideri o dei miei sogni più nobili sarà mai meglio di ciò che il Signore ha pensato, scelto e deciso per me. Allo stesso modo anche il pane eucaristico che noi
riceviamo quotidianamente e gratuitamente è sempre disponibile. Ma, come ci ricorda il Santo Padre, insieme a questa gratitudine, a questo abbandono fiducioso nelle mani di Dio, c'è anche la responsabilità di tenere gli occhi aperti e cercare se intorno a me ci sono fratelli ai quali questo pane materiale e spirituale manca. Dopo aver chiesto a Dio il pane quotidiano, la preghiera del Padre Nostro entra nell'ambito dei nostri rapporti con gli altri. E Gesù ci insegna a chiedere al Padre: rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Allo stesso modo in cui abbiamo bisogno del pane, abbiamo anche bisogno del perdono. E questo ogni giorno, ha raccomandato il Pontefice. Con una parola, un abbraccio, un sorriso, possiamo trasmettere agli altri ciò che riceviamo di più prezioso. Cosa riceviamo di prezioso? Chiede il Papa nella sua catechesi. Il perdono, che dobbiamo essere capaci di dare anche agli altri. Il perdono, quello offerto, quello ricevuto e quello condiviso con gli altri, è un po' come il pane. È un alimento indispensabile per poter vivere, perché soltanto quando sappiamo di essere perdonati e ci sentiamo perdonati, possiamo vivere una vita libera e serena. Riguardo invece al brano della preghiera in cui chiediamo «non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male», il Papa afferma che il Padre non è l'autore del male, a nessun figlio che chiede un pesce da un serpente, come insegna Gesù. È un Dio che combatte sempre per noi, non contro di noi. È il Padre. È in questo senso che recitiamo il Padre Nostro. Se non ci fossero gli ultimi versi del Padre Nostro, come potrebbero pregare i peccatori, i perseguitati, i disperati, i moribondi? L'ultima richiesta è proprio quella che faremo noi quando ci troveremo al limite delle nostre forze, ha spiegato il Papa. Allora, se noi chiediamo al Signore di salvarci, di aiutarci, di impedirci di peccare nel momento della tentazione, quando la decisione non è stata presa, Lui, che come dice il Santo Padre, è sempre per noi e combatte per noi e mai contro di noi, ci darà tutti gli strumenti di grazia necessari per attraversare la tentazione con successo. Cari fratelli e sorelle, così il Padre Nostro assomiglia a una sinfonia che chiede di essere realizzata in ognuno di noi. Il cristiano sa quanto è tentatore il potere del male e allo stesso tempo sperimenta, come Gesù, che non cedette mai alle sue lusinghe, che il Padre è dalla nostra parte e viene in nostro aiuto. Così la preghiera di Gesù ci lascia l'eredità più preziosa, la presenza del Figlio di Dio che ci ha liberato dal male, ha concluso Papa Francesco. Noi di Telebene, la televisione spirituale cristiana, siamo ispirati e stimolati dal Signore della vita a buttare ogni tanto dei sassolini nelle acque stagnanti della religiosità del nostro popolo e dello stesso Occidente. Il sassolino che getteremo la prossima settimana sarà quello di offrire alla vostra attenzione un argomento di riflessione che sembra astratto, ma non lo è, in quanto tocca profondamente le corde della nostra anima, la vita interiore. Non potevamo non affidare a un insigne studioso di mistica cristiana questa riflessione sulla vita interiore. E padre Luigi Borriello, docente di teologia spirituale presso la Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale, sezione San Luigi, sempre in Napoli. Prima di lasciarvi, cari amici, vi comunichiamo che potreste rivedere questa trasmissione e le precedenti sui nostri siti Telebene, YouTube Telebene e sulle pagine Facebook di Telebene, oltre che su Gloria TV, la TV web cattolica, che poi dotata di Smart TV può trovare facilmente sia il programma che altri video di Telebene,
chiamando direttamente a voce verso il televisore e dicendo "Vivere la speranza febbraio 2021", oppure accedere a YouTube e digitare tutto quello che cercate. Grazie sempre di essere stati con noi, l'appuntamento è la prossima settimana.